Un lungo viaggio che dal Verbano arriva fino a Milano. La Via del Marmo parte da qui, dalle cave di Candoglia, e arriva appunto fino al Duomo che vedete alle mie spalle. È stato inaugurato nella frazione di Albo il nuovo Museo del Marmo Rosa e del Granito, un progetto Interreg in collaborazione con il Parco Nazionale della Val Grande e i comuni coinvolti. Un progetto Interreg che, come ho detto in precedenza, rappresenta un risultato a mio giudizio straordinario, tangibile, che rimarrà anche per le future generazioni e magari fa conoscere anche quella parte di Parco Val Grande meno nota ai più, cioè il Parco Val Grande è sul confine ma anche all'interno una vena di marmo, il marmo poi che viene utilizzato per il Duomo di Milano, quindi un territorio che non ha solo delle valenze, intendo territorio del Parco della Val Grande, che non ha solo delle valenze dal punto di vista ambientale e diciamo di flora e fauna e la tutela quindi dell'ambiente a 360 gradi, ma anche delle peculiarità estremamente significative e importanti che vengono messe in mostra in questa nuova struttura che siamo andati oggi a inaugurare assieme alla struttura di Ornavasso. Sette realtà italiane ed altrettanti partner svizzeri per un progetto che parte dai treni. Sì, parte questo progetto, MULM, il museo più lungo del mondo, parte dalla costruzione della Galleria del San Gottardo che collega in maniera veloce la città metropolitana di Milano con Lucerna sull'asse Genova-Rotterdam nel collegare velocemente queste due grandi realtà trasfrontaliere però fa perdere un po', diciamo, il gusto del viaggio e la conoscenza del territorio. Quindi il progetto MULM ha voluto con tutti i suoi partner italiani e svizzeri riportare l'attenzione su questi territori. Un progetto che noi andiamo fieri, un progetto che è stato realizzato in uno stabile voluto dalla comunità, per la comunità e che rimarrà alla comunità. E noi abbiamo subito aderito a questo progetto, abbiamo dato anche un buon finanziamento affinché si realizzasse e siamo convinti che potrebbe essere una riqualificazione anche per le nostre frazioni. Un'idea nata nel 2014 in seno all'Ecomuseo del Granito, quindi con i nostri partner Comune di Mergozzo e Gruppo Archeologico Mergozzo, e che però ha avuto soprattutto un grande ascolto ed è stata raccolta dal Parco Nazionale Val Grande. Siamo molto orgogliosi di questo appunto nuovo polo che si viene a creare all'interno dell'Ecomuseo del Granito e all'interno dell'offerta del Geoparco.